Sì, è proprio così. Con il caro carburanti e soprattutto con il caro metano, il GPL è diventato il sistema più economico per spostarsi e anche quello che ha risentito meno di questo rincaro dell'energia, con un prezzo medio inferiore agli 80 centesimi al litro. Ed è per questo che noi oggi proveremo una delle pochissime B-SUV a GPL presenti sul mercato, la Hyundai Bayon. Prima di iniziare però vi invitiamo come al solito a mettere like, a iscrivervi al canale e mettere clic sulla campanella per non perdervi nessun'altra prova su strada. La Hyundai Bayon si inserisce nella gamma Hyundai poco al di sotto della Hyundai Kona. In realtà, se guardiamo la lunghezza, 4,18 m la Bayon e 4,21 m la Kona sono molto simili. Sì, ci passa poco in termini di dimensioni, però ci sono motorizzazioni ben diverse per le due auto. Sì, è vero, la Kona ad esempio è disponibile anche 4x4, è disponibile con motori diesel, c'è anche la Kona N che è praticamente una compatta sportiva un po' rialzata, sì, perché arriva a 280 cavalli. È praticamente una Hyundai i30N con carrozzeria più alta. Esatto, la Bayon invece vuole essere una B-SUV più economica, deriva dalla Hyundai i20, quindi dall'utilitaria di Hyundai, ma è un po' più spaziosa, un po' più versatile, ha una posizione di guida più alta, quindi più adatta anche per una famiglia non troppo allargata. È anche più simile alla i20 esteticamente, infatti una linea un po' più pulita, un po' più semplice rispetto a quella, se vogliamo, arzigogolata della Kona. Sì, anche se questo posteriore con i fari verticali, diciamo, ha la sua personalità. Senza dubbio. Parliamo della cosa più importante di quest'auto, in questo caso del motore GPL. Ecco, la Hyundai Bayon è disponibile solo con due tipi di motore: un benzina aspirato, disponibile anche a GPL, e un 1000 invece tre cilindri turbo con sistema mild hybrid, che è più prestazionale, più vivace, consuma anche meno, ma alla fine dei conti la Bayon GPL, che consuma un po' di più rispetto a quella ibrida perché il GPL rende meno, resta comunque la più economica in termini di costi di percorrenza, perché il GPL costa davvero poco. Il motore però è un po' più tranquillo perché è un 1400 4 cilindri aspirato, si sente che non ha il turbo, insomma. Si sente anche l'elasticità del 4 cilindri ed è anche più vellutato rispetto a un 3 cilindri turbo. Più elastico, più fluido, anche molto silenzioso, sì, ma non certo brillante. La Bayon GPL c'è solo con un cambio manuale a 5 marce, marce piuttosto corte per stare dietro a un motore che non è certo brillante, però come dicevamo ha altre qualità. È elastico e regge la quinta anche a 30 all'ora volendo, e si va via cercando di consumare poco. Esatto, quello è l'obiettivo principale. Il serbatoio del GPL offre 47 litri di capienza, che secondo i consumi della casa di circa 13,8 km con un litro a GPL consentono un'autonomia di 650 km. In realtà io ho fatto la prova da pieno a pieno, il consumo reale in un uso misto anche autostradale di circa 12 km con un litro, tra gli 11 e i 12, che comunque vuol dire più di 550 km di autonomia. A questi si aggiungono anche quelli del serbatoio della benzina, che è grande quanto quello del GPL. Da questo punto di vista la preferisco alle auto a metano monovalenti, che vabbè, in questo periodo sono piuttosto sfortunate. Molto sfortunate visto il prezzo del metano. Ma poi hanno un serbatoio della benzina, le monovalenti, di 9 litri, che rende difficoltoso viaggiare a metano. Si obbligano praticamente a viaggiare solo a metano, perché con 9 litri di serbatoio non vai da nessuna parte. Questa sicuramente è più pratica da questo punto di vista. Anche dovesse salire il prezzo del GPL. In realtà il prezzo del GPL dipende dalla benzina, perché è comunque un derivato dal petrolio, ed è in genere, come regola non scritta, inferiore alla metà di quello della benzina. Interessante anche dal punto di vista della concorrenza, perché come concorrenti dirette troviamo solo la DR3 e Evo3 cinesi e basta. Sì, è vero, altre auto con caratteristiche simili, quindi B-SUV di dimensioni compatte che derivano dall'utilitaria della casa, troviamo la Seat Arona, la Kia Stonic e volendo la Volkswagen T-Cross. La Volkswagen T-Cross, che è un po' più alta, si discosta più dall'Apollo, però comunque dimensioni e motorizzazioni e prezzi sono in linea. Arriviamo al listino. La Hyundai Bayon GPL è proposta in due allestimenti con prezzi di 20.000 e 22.000 euro in base appunto alla dotazione. Rispetto alla versione a benzina, a parità di allestimento costa 2.000 euro in più.
Bene, se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere like, iscrivervi ovviamente al canale e fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa pensate della Hyundai Bayon GPL e in generale del GPL come alternativa alla benzina, al diesel e al metano per spendere poco.